Buongiorno a tutti, siamo nella redazione di Rovigo in diretta. Ospite oggi Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, per darci una bellissima notizia che voglio, ce la dia proprio, voglio che la sentiate dalla sua viva voce. Roberto, cosa è successo oggi? Grazie Luca, naturalmente buonasera a tutti coloro che si collegano, che potranno vedere questa intervista. È un piacere come sempre essere in vostra compagnia. Una notizia che naturalmente tra le tante sfortune che girano in questo periodo, diciamo in questi anni, credo che la riconferma della bandiera blu, che proprio poche ore fa è stata riconfermata a Roma da RFE International e dal dottor Mazza, insomma, ci hanno dato la conferma del terzo anno consecutivo per Porto Tolle. Chiaramente è un traguardo veramente molto importante. Devo dire che anche Rosolina per l'ennesima volta si è riconfermata bandiera blu, quindi il litorale polesano del Delta del Po è completamente bandiera blu. Poi in questo momento sono anche nella sede del parco, quindi poi magari avremo Moreno Gasparini, presidente, potrà fare una battuta. Comunque, chiaramente, per quanto riguarda il mio comune, è un traguardo importante perché va a consolidare comunque tutto il buono che abbiamo fatto in questi anni dal punto di vista turistico. E quindi lo devo condividere con il mio gruppo, con il mio assessore Crepaldi, che segue naturalmente il turismo, ma con tutto con gli operatori balneari e turistici che hanno alzato molto l'asticella in questi anni, anche dal punto di vista di ciò che fornisce il territorio, un territorio che sicuramente non è né esodo né riccione, ha delle caratteristiche sue proprie, che sono quelle legate a una questione ambientale, in parametri molto restrittivi, perché ricordo che sono su parametri anche restrittivi quelli da bandiera blu, è riuscito a ottenerlo per il terzo anno. Quindi per Porto Tolle, per il Delta del Po, ma per il Polesine, credo che sia una grande conquista. Allora, parli di parametri perché stiamo parlando non solo di qualità dell'ambiente e dell'acqua, ma stiamo parlando anche di qualità dei servizi, perché sono le due cose insieme, da quello che ho capito, che fanno ottenere la bandiera blu ai comuni e ai litorali, giusto? Esatto, mi fa piacere questa domanda Luca, perché effettivamente gli uffici, il mio assessore, anch'io, insomma, lavoriamo su un faldone da portare a Fe Italia molto importante, perché passa sì la qualità dell'acqua, dalle spiagge, ma passa anche dalle pratiche ambientali, passa attraverso quindi a tutte le varie processi che abbiamo, perdonami, mi sfuggiva la parola, processi ambientali che abbiamo tuttora sul territorio, dalla depurazione, da quanto riguarda anche le strutture ricettive, dai numeri dei posti. Quindi, insomma, è una questione molto ampia che oggi che prende, ecco, tantissimi parametri. Per questo non è scontata, tant'è che anche quest'anno alcuni comuni, alcuni litorali hanno revocato la bandiera blu. Quindi diciamo che la cosa non è scontata, anche se ai più si pensa che sia perché l'acqua è più bella o meno bella, in realtà non è La così. cosa Ci più sono. si viene a pensare più semplicemente. Per quanto riguarda l'offerta turistica, che ogni anno sta aumentando a Porto Tolle, sia dal punto di vista delle piccole strutture, ma adesso forse tra un pochino anche per le grandi, diciamo non grandi strutture, ma strutture un po' diverse, come la riqualificazione del sito dell'ex centrale di Polesine Camerini. Due battute per l'agevolare. Sì, Esatto. pochi No. giorni fa c'è stata una visita al cantiere. Com'è la situazione, Roberto? Sì, noi abbiamo, allora, dal punto di vista ricettivo, diciamo che Porto Tolle è già un villaggio, che è un villaggio di Isamara barricata, e ha una serie di alberghi, di piccole strutture e diversi B&B, tanti stanno anche nascendo proprio in questi ultimi anni, in virtù anche del fatto che comunque effettivamente il territorio è stato riscoperto. Devo dire anche grazie al Covid il turismo di prossimità ha comunque aiutato. In più un'opera, non perché sono nel direttivo del parco, perché oggi sono al parco, ma un'opera di promozione mirata sia da parte dei comuni, dell'associazione di costa, dei litorali in cui siamo all'interno, ma anche del parco e dell'ODG, credo che stia funzionando alla grande, stia portando veramente dei numeri importanti. Polesine Camerini, siamo andati a visitarla proprio la settimana scorsa, il villaggio che sorgerà oggi ha già un progetto di zonizzazione su cui dovrebbe calarsi, perché l'opera di demolizione di decommission sta continuando, sta andando avanti ed è già anche a buon punto, credo che entro un anno dovrebbe terminare, e quindi di conseguenza ci stiamo approcciando quella che sarà poi il futuro tra qualche anno, che vedrà sorgere questo villaggio che, ripeto, è molto importante, perché si parla di un villaggio tra le 6.000 e le 8.000 presenze settimanali. Quindi credo che sia per Porto Tolle, ma per il Delta, ma anche per la regione, un progetto strategico, perché chiaramente parliamo di volumi veramente molto importanti e soprattutto direi di un passaggio epocale tra un'era
industriale e logistica ad un'era turistica che credo che sia veramente quello il salto di qualità. quello che auspicava il territorio per riconvertire il, diciamo, il fatturato, tra virgolette, che prima Portotolle aveva attraverso la centrale, e riconvertirlo tutto quanto attraverso il turismo, questo sia stato l'obiettivo che vi siete posti voi, e come sicuramente anche le precedenti amministrazioni, ma anche la regione per il nostro territorio, per il Basso Polesine, insomma. Sì, infatti penso che il Delta abbia una sua vocazione naturale, di cui oggi stiamo assumendo questa consapevolezza. Il fatto di fare rete attraverso le amministrazioni, verso i comuni, e poi mi permetto di spingere anche attraverso tutta la provincia, perché comunque l'organizzazione di gestione della destinazione, che nell'ambito turistico prende il Delta e il Po, quindi l'asta fluviale da Occhiobello arrivare a Porto Torres, senza dimenticare Adria, Rovigo, Molise, tutti i vari comuni, credo che per la provincia di Rovigo si riesce a togliersi di dosso quel vestito di alluvionati, di credere nelle sue potenzialità. Credo che avremo un futuro davanti, sicuramente in un progetto che non può essere oggi per domani, ma un progetto di medio e lungo termine, dove vedremo sicuramente Assolutamente. cambiare la nostra provincia. Beh, visto che sei ospite del Parco del Delta, qual è l'importanza di essere in un territorio inserito in un parco come il Parco del Delta, un parco regionale, ma un parco che ha riconoscimenti della biosfera MAB UNESCO e insomma un luogo che tanti ci invidiano e che forse noi stessi dovremmo auto-invidiarci, visto che ogni tanto lo snobbiamo, fra virgolette. Esatto, torniamo a quel parametro che dicevo di consapevolezza, la consapevolezza di essere un territorio unico, un territorio che sicuramente ha delle fragilità, ma queste fragilità sono anche la sua forza, perché il cambiamento morfologico del territorio, il cambiamento della fauna, della flora che ha e che comunque viene monitorato e che comunque, ribadisco, esige e ha bisogno comunque dell'intervento dell'uomo dal punto di vista della manutenzione, dal punto di vista di quello che è sì un patrimonio da conservare ma non imbalsamare, e di questo ce ne siamo resi conto in questi anni, e stiamo assumendo, ecco, questa consapevolezza, ripeto, grazie soprattutto a un'interazione tra i comuni del Delta con delle amministrazioni che stanno guardando in modo intelligente, e gli stessi cittadini di questi comuni stanno rispondendo anche dal punto di vista delle iniziative, dal punto di vista di quello che è del riconoscimento di quello che è il territorio. Bene, mi chiami il tuo Va collega sindaco di bene, Bassano. guarda, che gli lascio la sedia e così gli facciamo fare una battuta, che credo sia felice anche lui per le due bandiere blu conquistate dal Delta del Po. Buongiorno, Ciao a Moreno tutti. Prosperini, Metto sindaco di Moreno, gli occhiali. del Parco del Delta del Po. Allora, Ciao a voi, grazie. due riconoscimenti in una giornata, confermati, ma c'è tanto lavoro dietro. Il parco cosa rappresenta dietro le bandiere blu? Siamo passati da due settori che erano pesca e agricoltura a tre settori che possono essere veramente quello del turismo, che può fare la differenza. Veramente scrollarsi di dosso un po' quello che è stato a grandi linee il percorso nostro storico, che è un po' nella memoria, che comunque non si deve dimenticare, ma oggi c'è voglia, consapevolezza e tanta grinta per fare quel salto di qualità, che è quello dove il turismo può fare attraverso comunque delle belle etichette. Vedi oggi questa grande soddisfazione del riconoscimento delle bandiere, attraverso etichette di riconoscimento ambientale, perché oggi più che mai, un dopo Covid, un dopo pensiero di quello che è stato il turismo fino a ieri, oggi c'è soprattutto voglia di una vacanza esperienziale che è legata a una esperienza ambientale, turistica, ma soprattutto che dà benessere alla persona. Il nostro territorio, il Parco Delta del Po, le spiagge di Porto Tolle non solo, hanno i requisiti per fare questo. La gente, la popolazione e i nostri operatori turistici stanno iniziando ad avere la consapevolezza di quello che stavo dicendo prima, che il terzo settore, cioè quello del turismo, può portare del beneficio al nostro territorio. E assolutamente essere comunque in una piattaforma di sviluppo che può lavorare non solo chi ha l'ombrellone da vendere, o la stanza, o la pizza, o il piatto di pesce, ma anche tutto quello che è l'indotto intorno a questo. E quindi io credo che sia un grande momento storico che le nostre genti devono comunque essere consapevoli e sfruttare nel senso buono questo momento. Moreno, Prego. un passo in più, quale potrebbe essere per il Parco del Delta? Adesso parliamo un po' più ristretto del Parco del Delta. Quale potrebbe essere il passo in più, quello che, e magari è quello che state anche già lavorando per il prossimo futuro?
Roberto lo sa perché è nel direttivo e ci confrontiamo quasi giornalmente sugli obiettivi di un territorio. Il passo in più è quello che tutti i cittadini, tutte quelle persone che vivono nell'Etna del Po devono diventare venditori del proprio territorio. Dobbiamo diventare operatori turistici tutti. Dobbiamo diventare consapevoli di vendere bene questo territorio e di cosa abbiamo in mano tutti, non solo, come dicevo prima, chi ha un'attività o chi ha una partita IVA o chi ha il figlio o il genitore o la famiglia che ha un'attività turistica che lavora i 3 mesi all'anno o i 6 mesi all'anno. Tutti i cittadini dei 9 comuni devono essere consapevoli che sono i primi venditori del bene che ha in mano il Delta del Po. Io credo che questa sia la chiave di lettura del futuro. Ti ringrazio Moreno, gentilissimo. Grazie a voi dell'opportunità e complimenti a Portotollo in questo caso e Rosolina per quello che è Complimenti stato al sindaco l'obiettivo. Portotollo e a tutta la sua squadra. Certo, grazie a voi. Arrivederci.